Siamo arrivati alla fine di questo percorso attraverso il Novecento raccontato con dieci libri di fondamentali della letteratura italiana. L'ultimo è Ferito a morte di Raffaele La Capria e come il precedente racconta, come il precedente quello di Paolo Volponi, racconta l'Italia dell'immediato dopoguerra. Questo libro ha alcune cose in comune con quello di Paolo Volponi, tutte e due sono state scritte all'inizio degli anni 60, tutte e due raccontano storie che invece sono collocate eh, alla metà del decennio precedente. Ehm, la differenza però eh, è altrettanto profonda perché Volponi si occupava di operai, si occupava di fabbriche e invece Raffaele La Capria racconta eh, la buona borghesia. Napoletana, eh, a cui lui direttamente appartiene. Voglio leggervi proprio l'inizio di questo libro, che è uno dei miei preferiti diciamo, all'interno della letteratura italiana del secondo dopoguerra. La spigola, quell'ombra grigia profilata nell'azzurro, avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come un reattore quando lo vedi sbucare ancora silenzioso. Nel cerchio tranquillo del mattino, l'occhio fisso di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una maschera cinese, e vicina, vicinissima, a tiro, la grande occasione. Ecco il libro di Raffaele La Capri: è questo, è la grande occasione, la sensazione, cioè, di vivere in un mondo, in un'epoca che eh, produce grandi aspettative. Eh, ma la grande occasione che, che la Capria scrive con le lettere maiuscole in realtà si rivela la grande occasione mancata, mancata perché lui non coglierà quella spigola e allo stesso modo, oltre a non riuscire a colpire la spigola, non riuscirà in qualche modo a colpire la sua vita, né lui né gli amici intorno a lui. Eppure sembra che tutto sia nelle loro mani. Il protagonista, fra l'altro Massimo De Luca, vive in una straordinaria villa direttamente sul mare da cui ci si può tuffare nell'acqua, o almeno ci si poteva allora. Oggi credo che sarebbe più complicato. Il racconto è per i due terzi ambientato in una sola mattina appunto in questa straordinaria Napoli e vede eh, gli incontri, le chiacchierate fra Massimo e i suoi amici, perché perché Massimo ha deciso di partire per Roma. Tornerà nell'ultima parte del romanzo eh, che si colloca in, nel 1960 indietro per constatare appunto come niente è andato nella direzione di che loro si aspettavano. Così come non ha colpito la spigola così come non è riuscito a conquistare eh, la ragazza che lui amava. Allo stesso modo la loro vita non ha preso quella direzione che si aspettavano. È, è lo stesso elemento di insoddisfazione che avevamo trovato nel libro di Paolo Volponi, è eh, la comprensione che gli scrittori hanno avuto, diciamo, prima di tanti altri, dei limiti che quello sviluppo, che quella crescita del paese avrebbe incontrato. Ferito a morte è probabilmente il segno più ricco e più straordinario di questo eh, momento così importante della narrativa italiana. Nel 61 ferito a morte vincerà anche il premio Strega e rimane ancora oggi una delle pietre miliari della letteratura italiana del Novecento.